Dopo la caduta di Mussolini e il successivo armistizio siglato l'8 settembre 1943, in Italia si sviluppò un forte movimento di resistenza ai nazifascisti, rappresentato dalle formazioni partigiane, che contribuì in modo diretto alla liberazione della penisola, favorendo l'avanzata alleata. Tra l'autunno del 43 e la primavera del 45, molti uomini dell'Italia centro-settentrionale entrarono così in clandestinità, aderendo alle formazioni partigiane per combattere con azioni di sabotaggio e agguati le truppe di occupazione nazista. Per contrastare questi attacchi, gli alti comandi tedeschi organizzarono rastrellamenti e uccisioni di massa di civili. Per ogni tedesco ucciso venivano giustiziati 10 o più civili. Così, per rappresaglia, il 24 marzo del 1944 furono uccisi 335 civili alle forze ardeatine. Vicino a Bologna, a Marzabotto, nell'ottobre del 1944, le SS accusarono l'intero paese di appoggiare i partigiani e trucidarono 1830 persone. Altri massacri di civili inermi avvennero in Toscana, come a Civitella in Valdichiana, presso Arezzo e a San Piero di Stazzema in provincia di Lucca. Presso Trieste fu costruito un campo di concentramento e di sterminio, la Risiera di San Sabba, in cui perirono 4.000 persone. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Sono passati 70 anni dalla fine della lotta per la liberazione dal nazifascismo, che noi vogliamo ricordare così, con la storia e con le parole di alcuni dei protagonisti che ne hanno preso parte, che credevano negli ideali di patria, di libertà, di democrazia, fino al sacrificio più grande, quello della loro giovane vita. Come vorremmo vivere domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto questo è accaduto perché non avete più voluto sapere. Dobbiamo abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Quanti di noi sperano nella fine di tutto ciò per iniziare una quieta e laboriosa vita privata, dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo, ma credo che questo non basti, perché proprio qui sta l'errore, nell'abbandono della vita politica e l'impegno della vita pubblica, dimenticandoci che ogni sciagura che la riguardi è anche sciagura nostra. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è vero, l'appartenenza ad una società si costruisce nella volontà collettiva ed individuale di conoscere, capire e scegliere. Ma se davvero ci interessa il senso compiuto delle conquiste civili, costate così care a chi l'ha strappata alla storia, ciascuno, come ci esortava Giacomo Livi, deve essere cosciente della propria parte. Giacomo, 17enne, prendeva parte alla lotta per la liberazione, con tutto lo slancio dell'età giovanissima, brillando per la completa dedizione alla causa e per lo sprezzo del pericolo. Arrestato una prima volta, evadeva e si trasferiva a Modena, dove riprendeva la sua intensa attività, compiendo pericolosissime missioni di collegamento. Col corpo segnato dalle stigmate, affrontava impavido e sereno il plotone di esecuzione, esempio impareggiabile di amore ardente per la madre patria. Tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Lo stesso 10 novembre 1944, assieme a Giacomo Livi, veniva ucciso anche Emilio Po, che ci racconta brevemente la sua storia. Sono nato a Modena nel 1916, assolto l'obbligo di Reva nel 9° Reggimento Artiglieria Brennero, sono stato congedato nel 1938 come specialista di radiotrasmissioni.
Richiamato nel gennaio del 1943, sono stato mandato a Piacenza per frequentare un corso artificieri e di lì comandato presso la direzione di artiglieria di Roma, quale artificiere addetto al disinnesco delle bombe di aereo inesplose. Allo sbandamento dell'esercito italiano, seguito all'armistizio, ho raggiunto la mia città, dove mi sono unito ai primi gruppi partigiani che si stavano costituendo nel modenese. Esperto come ero di esplosivi, partecipai in seguito a numerose azioni di sabotaggio. Emilio Po fu catturato dai fascisti per una delazione, proprio mentre stava costruendo un ordigno. Nel luogo stesso dove stava lavorando fu seviziato con un ferro rovente perché rivelasse il nome dei suoi compagni. Ma Emilio non parlò. I suoi guzzini cosparsero allora il suo corpo di benzina e lo diedero alle fiamme. Ridotto ad una piaga vivente, il falegname fu trascinato sino in Piazza Grande e qui presenti alcuni suoi familiari. Fu fucilato con Alfonso Piazza e Giacomo Ulivi. Nel novembre del 1948 è stata posta una lapide sulla quale è scritto: dopo inaudito martirio sacrificarono la loro giovane vita per la patria e la libertà. Esempio e monito agli italiani del loro tempo e di sempre. E che dire di Efisio Piria, un giovane marinaio di Sant'Antioco che ha dato la vita per salvare i compagni e i civili di un paese, Ponzanello di Fosse di Novo, in provincia di La Spezia. Bloccato in Toscana dall'armistizio, Efisio Piria aveva aderito alle brigate partigiane. A soli 22 anni cadde colpito da una bomba da mortaio, mentre con la mitragliatrice difendeva una postazione partigiana accerchiata dai tedeschi. Il suo sacrificio contribuì a salvare i compagni e tanti valigiani che riuscirono ad abbandonare le proprie case prima dell'arrivo dei nazisti. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe. Eravamo in 30 quando siamo stati circondati da 200 tedeschi. Ricorre al suo compagno Darvi e concittadino Dario Fai. Poteva salvarsi, bastava scappare. Invece si è sacrificato per noi, che eravamo una ventina di metri più indietro. E il 24 novembre 1944 morì da eroe. Are la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Sant'Antioco ha intitolato a Efisio Piria una piazza e ristrutturato la sua tomba. Arcora, un paesino in provincia di La Spezia, ha conferito al biondino sardo, come era chiamato dai suoi compagni, una medaglia d'oro alla memoria e la cittadinanza onoraria. Ma in tutta la Val di Magra che viene ricordato il sacrificio del giovane di Sant'Antioco. Ogni libertà ha con sé il fardello di responsabilità individuale e collettiva. Vogliamo pertanto concludere con le stesse parole di Piero Calamandrei, politico, avvocato e accademico italiano. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando inizia a mancare. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se volete andare in pellegrinaggio, dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne, dove cadono i partigiani. Andate nelle carceri, dove furono imprigionati. Andate nei campi, dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, oh giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Impoverire la cultura arricchisce l'ignoranza. E senza cittadinanza attiva, conquista dalla resistenza, non si può esprimere la libertà. Calma è la bufera. Torna a casa il fiero partigian, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo.